Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni mercoledì, ormai di consueto alle 14, siamo tornati su FIFA 16 con la carriera con la Fiorentina. Ok ragazzi, questi sono i sedicesimi, ho sbagliato nello scorso episodio, non sono gli ottavi di finale di Europa League, ma i sedicesimi, e questo è il quadro delle gare. Con Aalborg Olympiakos, poi abbiamo Accademia Nantes, Arouca Besiktas, poi Austria Vienna Hannover, poi abbiamo Augsburg contro il Paris Saint-Germain, che sarà una delle rivali più ostiche, poi abbiamo, ragazzi attenzione, il Frosinone, che selezionato casualmente ha superato il girone e affronterà l'Everton. Poi abbiamo il Konyaspor contro il Leoben, poi ragazzi il Milan che è passato contro il Borussia Mönchengladbach, poi National Losc Deal, poi c'è il Patrick Tristle contro il Leicester, che quindi è già in Europa League, FIFA 16 ha avuto già una premonizione, poi il Deportivo contro la Fiorentina, quindi noi, poi il Roda contro Antalyaspor, poi il Sint-Truiden contro il nostro Bologna, il nostro italiano, squadra italiana, Standard Liegi contro Hamburgo, poi la Darmstadt contro l'Espagnol e infine lo Zenit contro il Siviglia. Questi ragazzi sono le squadre che sono ai sedicesimi di finale. Ora ragazzi andiamo nelle formazioni della partita appunto dei sedicesimi di Europa League contro il Deportivo. Eccoci qui giunti nelle formazioni. Ragazzi, ho messo la Fiorentina titolare, ovviamente tranne gli infortunati. Quindi Zárate, Babacar, Braciszkowski, Vázquez, Borja Valero, Radovanovic, Massina, Roncaglia, Rodriguez, Abate e Tatarusano in porta. Vi ricordo che abbiamo Koné e Kalinic totalmente fuori squadra e Astori che è ancora infortunato con il cerotto, quindi non preferisco non rischiarlo. Quindi ragazzi, andiamo nel match. Eccoci qui ragazzi, Europa League Deportivo a Coruña Fiorentina per i sedicesimi di Europa League per avere inizio. Attenzione qua al Chani, attenzione a Chani del Deportivo che avanza, Chani. Ma prova a mettere dentro, pallone che rimane lì, il tiro fuori, subito Deportivo vicinissimo al gol. Primo rischio, Borja Valero, dentro, Babacar, filtra Babacar il gol, passiamo in vantaggio. Il Kuma Babacar, decimo minuto, 1-0 dopo il grandissimo rischio di prima, siamo riusciti a passare in vantaggio. Guardate qui, bella azione. Vázquez per Borja Valero, guardate qui, sbagliato l'intervento e Babacar segna, 1-0 per noi. Zárate ancora, molto Zárate, la mette dentro, colpo di testa, ha provato a Babacar, anticipa, pallone messo dentro, nulla da fare, ora pallone fuori, allora subito, Vázquez, prova il tiro, Vázquez, miracolo, Babacar lì c'è il 2-0, raddoppio, raddoppio, ecco qui, esultanza del pugile, 2-0 per noi, rivediamo tutto. Calcio d'angolo, pallone messo di Gratte Vázquez, prende la mira, tiro, parata sui piedi di Babacar, 2-0 per noi. Borja Valero prova il tiro dalla distanza, Borja Valero fuori di pochissimo. E finisce il primo tempo. Il primo tempo ragazzi che dopo i due gol che abbiamo inflitto al Deportivo si è totalmente calmato. Il Deportivo ha fatto un po' di possesso palla, non è successo più nulla fino al 45esimo con quel tiro di Borja Valero. Vediamo come andrà il secondo tempo, se il Deportivo proverà una reazione. Vázquez fermato, attenzione al Deportivo che è partito subito forte. Chani, Chani, ancora Chani. 1-2, tiro di Deportivo fuori di pochissimo, il Deportivo vicissimo al 2-1. Attenzione al Deportivo, cross al centro, Tatarusano, ancora pericoloso il Deportivo. 1-2, molto bello, ben riuscito. Cross dentro, esce il portiere. Tiro al volo fuori, attenzione qui Babacar non riesce a far nulla. Attenzione al Deportivo che avanza. Non è dentro, il Deportivo prova il tiro fuori, Zárate. Zárate ancora, prova il tiro, Zárate fuori di pochissimo. Cross dentro del Deportivo, colpo di testa, di pochissimo fuori. Moschera, ancora Moschera, guarda là dentro, Masina spazza via. Attenzione al Deportivo, che pericolosissimo il Deportivo. Pallone ancora dentro, miracolo di Tatarusanu, ragazzi, ancora il Deportivo vicinissimo al gol del 2-1. Guarda Chani, Chani, Chani prova il tiro, la traversa. Pallone che rimane in campo e poi va fuori. E su questa traversa finisce il secondo tempo. Un Deportivo che nel secondo tempo ha cercato in tutti i modi di fare il gol, non c'è riuscito. Io ho pensato a gestire palla ragazzi perché volevo
tenere i giocatori a riposo visto che ho degli infortunati. Comunque abbiamo vinto e ci siamo portati a casa un 2-0 ottimo per, in ottica del ritorno da giocare in casa. Eccoci giunti nelle formazioni della seconda partita di questo episodio, che è quello di campionato contro l'Atalanta. Ragazzi, ho utilizzato nuovamente lo schieramento che avevo utilizzato anche contro l'Inter, così tengo questa squadra a riposo per il ritorno contro il Deportivo, che come avete visto comunque è una squadra che dà battaglia molto ostica. Quindi Alonso, Bernardeschi, Tello, Costa, Vecino, Fernandez, Pasquale, Roncaglia, Wijnaldum, Versalico e Tatarusano in porta. Ok ragazzi, andiamo nel match. Eccoci qui ragazzi, giunti alla partita di campionato tra Atalanta e Fiorentina sotto la pioggia. Andiamo a vedere subito come andrà. Proviamo il tiro ragazzi, vediamo se riesco a fare qualcosa di magico. Attenzione, tiro esterno della rete. Primo tiro arrivato al 23esimo, non era successo nulla. Fino Costa, viso Tello, la dà dentro, Tello. Tello ancora, verso Bernardeschi, bello il pallone, Bernardeschi, c'è il gol! Non era successo nulla tranne quel calcio di punizione, qualche cosa dell'Atalanta. Questa veramente è una chiamata improvvisa. Guardate qua che bel tiro di Bernardeschi. Grande gol, 1-0 per noi. Tino Costa e finisce il primo tempo. Ragazzi, il primo tempo noiosissimo. Veramente nell'editing vi metterò pochissime azioni, perché l'Atalanta anche dopo il gol gioca a fare menina in difesa. Una squadra veramente deludente l'Atalanta. Sta giocando molto molto da provinciale. Spero che nel secondo tempo sia diverso, magari prove ad attaccare, così si aprono spazi e posso fare più azioni. Ancora ad Alessandro, colpo di testa e traversa dell'Atalanta. Attenzione qua, Fernandez può provare il tiro, palla che rimane lì a Bernardeschi. Quasi gol roccambolesco, ma quasi gol di Bernardeschi. Non è messo fuori, colpo di testa di Wijnaldum fuori, di pochissimo. Attenzione ad Alonso, verso Bernardeschi, per Tino Costa. Dentro, verso Bernardeschi, bellissimo il tiro, Bernardeschi palla fuori. Attenzione qua, Capke. Capke prova il tiro, ha parato e poi Masiello cosa si è divorato. Cosa si è divorato. Attenzione Costa ora, ha rubato bene palla. Tiriamo con Costa, c'è il 2-0. La legge del calcio non sbaglia mai. Gol mancato, gol subito. La legge del calcio, anche in quello virtuale, è sempre la stessa. Rivediamo il tiro. Guardate qua, pressing di Tino Costa. Qui erroraccio da parte del difensore dell'Atalanta. Tiro, gol, 2-0 per noi, partita chiusa. Attenzione all'Atalanta ora. Il tiro. Attenzione a Versalico ancora. Palo di Versalico. E finisce la partita. Ragazzi, una delle partite più brutte e più noiose che abbia mai fatto in questo campionato. Molto deluso da come gioca l'Atalanta. Certo, se avessero pareggiato con Masiello sarebbe stato totalmente ingiusto, però anche quello è il calcio. Invece, gol mancato, gol subito, 2-0, più che giusto per la Fiorentina. Ok ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo episodio. Nel prossimo episodio, quindi quello di mercoledì prossimo, sempre alle 14, andremo ad affrontare il Deportivo La Coruña nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. E ragazzi, poi dopo avremo il big match contro il Napoli. Quindi il prossimo episodio sarà molto molto interessante. Ok, come sempre vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie, commentate se avete qualcosa da dirmi, come sempre ragazzi vi ricordo che mi fa molto piacere leggere i vostri commenti. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici, condividete questo video per aiutarmi a farmi conoscere. Qui sotto come sempre trovate tutti i miei social network, quindi mi raccomando passate dalle mie pagine e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Qui da Angionero 83 è tutto e ciao gamers.